un sottofondo musicale, mi chiedono ancora un minuto. 11, vedete 11 sedie perché sono 11 i personaggi che compongono lo staff tecnico di mister Alberto Girardino, match analyst, preparatore dei portieri, collaboratori tecnici, preparatore atletico, insomma sono tante le persone che devono seguire una squadra di calcio di Serie A e quindi c'è bisogno di tanti professionisti e Genoa li ha adesso è il primo modo anche di conoscerli, di fare qualche battuta con loro. Possiamo chiamarli, sale sul palco il match analyst Mirko Vecchi. Il preparatore dei portieri Stefano Raggio Garibaldi. Il preparatore dei portieri Alessio Scarpi. Preparatore atletico Gaspare Piccone. Preparatore atletico Filippo Gatto. Il preparatore atletico Alessandro Pirati. Il collaboratore tecnico Tonda Eckert. Collaboratore tecnico Dario Danelli. Il collaboratore tecnico Roberto Murgita. Il vice allenatore Tano Carini. E arrivano di fassa per un saluto alla popolazione in piazza Canazzei, mister Alberto Girardino. Ed ecco qui schierati mister Girardino e tutto il suo staff tecnico. Prima di dargli la parola però permettetemi di chiamare sul palco chi ci ospita, il padrone di casa, il sindaco di Canazzei, Giovanni Bernard, e assieme a lui il direttore della PT Val di Fassa, Paolo Grigolli. Buonasera sindaco. Direttore, buonasera. Allora, prima di darvi la parola, con piacere, io chiederei alla regia di mandare un video promo della Val di Fassa per godere anche delle immagini di questa valle meravigliosa. Occhio a Maxi Scarpa. Paolo Grigolli, che abbiamo già incontrato nella serata di Pozza e che ringraziamo proprio per questo, come diciamo, questa accoglienza, ma i tifosi genoani sono veramente felici di essere qui, di tornare qui, e lo sentiamo anche per le strade, chiacchierando, alternano gli allenamenti a delle gite meravigliose. Innanzitutto grazie alla squadra, grazie ai tifosi che sono così numerosi e hanno accompagnato con passione e cuore e i giocatori, insomma, in questo ritiro. Noi ci siamo avvicinati al Genoa a dicembre, era la prima panchina di mister Girardino e abbiamo visto uno stadio straordinariamente appassionato, pieno di cuore, di passione, di entusiasmo, una squadra che aveva così voglia di arrivare in Serie A, e abbiamo vinto la scommessa insieme, quindi davvero grazie per questa possibilità che andrà avanti negli anni. Grazie direttore, grazie dell'accoglienza, anche grazie di queste belle parole. Prima di lasciarvi però, visto che poi vabbè, i giocatori sono in ritiro, devono rispettare una dieta ferrea, ma ci sarà anche per loro e c'è stata per loro anche l'opportunità di gustare qualcosa di buono, chiediamo anche di vedere un video promozionale enogastronomico di questa terra meravigliosa.
serata la maglia del Genoa, che adesso chiederemo a mister Gelardino di autografare. E sindaco, vorrei anche ricordare una cosa importante, perché uno sponsor del Genoa, come vediamo, no, Portofino Yacht Marina, è proprio gemellato con Canazzei, quindi ritorno un altro incrocio. A voi le maglie, anzi vi accompagno da mister Gelardino con tanto di pennarello per poterla in autografare in ricordo di questa bella serata insieme. E allora l'applauso a tutta la Valdifassa e tutti i comuni che ci ospitano in queste serate. Chiaramente lo facciamo al sindaco Bernard e al direttore Grigoli, ringraziando loro e tutti i comuni della Valdifassa, ma tutte le persone che si spendono per organizzare, per permettere la riuscita di un ritiro così importante, con migliaia di ospiti che vengono, migliaia di tifosi che arrivano. Allora ancora un grande applauso al sindaco Bernard e al direttore Grigoli. Mister, partiamo subito da te. Allora, mister Alberto Gelardino in piazza Canazzei per voi. Allora, mister, siamo qui questa sera per presentare il tuo staff tecnico. Cosa ti senti di dire di loro ai tifosi? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio da parte mia, da parte dello staff, tutte le autorità dei Val di Fassa. Ringraziamo il sindaco di Canazzei per l'ospitalità, per l'accoglienza e per come stiamo lavorando, perché è un posto spettacolare dove si può lavorare quotidianamente in serenità con i ragazzi e si può riposare molto ma molto bene rispetto alle temperature alte che si può trovare giù. Intanto questo facciamo l'applauso anche per ringraziare tutti gli amici che sono qui con noi. Come ci presenti il tuo staff, mister? Ma è molto semplice, si presentano da solo, si presentano e... No, la fortuna di avere uno staff numeroso, ma quello che ci accomuna è la passione per questo lavoro, e la voglia di mettersi in discussione ogni giorno, e quindi questi sono aspetti fondamentali che ci hanno portato alla grande stagione dell'anno scorso, alla grande vittoria del campionato, e che sicuramente ci porterà a fare un campionato di sofferenza, ma sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni, perché abbiamo la volontà e la voglia tutti quanti di crescere insieme, e quindi questo è un aspetto fondamentale. Grazie mister, ti facciamo accomodare e poi alla fine ti chiederemo ancora un saluto. Io vado dal vice che chiamo con me, Tano Caridi, vice rettore, l'applauso anche per lui, facciamolo sentire forte. E allora ti chiediamo di descriverci, mister Gelardino, in una parola, di raccontarci un po' com'è il vostro rapporto. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Descrivere il mister in una parola è un po' riduttivo, però se devo proprio scegliere direi una persona determinata, pone degli obiettivi e lotta con tutte le forze per poterle raggiungere. Io e il mister ci lavoriamo da tanti anni insieme e credo che ci sia un rapporto di stima reciproca sia a livello lavorativo che umano soprattutto. E sicuramente questo si vede in campo nei risultati. Grazie, grazie mister Caridi. Andiamo da Roberto Murgita, ecco qua Robby. Roberto Murgita, collaboratore tecnico, tu di ritiri ne hai vissuti tanti. Che cosa ci dici di questo ritiro in Val di Fassa? Come sta andando? Sta andando bene, i ragazzi si impegnano tantissimo, noi gli diamo parecchi carichi, quindi sopportano, loro ci conoscono già, quindi per gran parte, quindi siamo fortunati da questo punto di vista. E poi comunque è il nostro primo ritiro, anche come staff. E devo dire che già durante l'anno noi ci siamo affiatati, abbiamo vissuto emozioni incredibili e nel ritiro stiamo trando altre emozioni, altre cose che ci uniscono sempre di più, quindi speriamo di portarle poi in campo con i ragazzi. Roberto Murgita, grazie. Dario Danelli, allora un grande piacere, qua l'applauso arriva. Torna il rosso-blu, Dario Danelli, dopo essere stato un grande giocatore del Genoa, arriva in una nuova veste. Come ti senti a indossare il rosso-blu con questa veste e questo ruolo nuovo? È un piacere ed un orgoglio tornare in un club prestigioso come quello del Genoa. È cambiato il ruolo, c'è una responsabilità e un impegno totalmente diverso, però la fortuna in primis dell'amicizia con il mister, ma di avere l'amicizia anche che da anni, quando sono venuto come giocatore, che ho ritrovato tanti amici, fa sì che mi sia inserito e che mi stia inserendo nel più breve tempo possibile, quindi ce la metterò tutta per cercare di dare il mio contributo.
Grazie Dario Benelli, grazie davvero. E adesso andiamo dal collaboratore tecnico Tonda Eckert, eccolo qui, Tonda ben arrivato. Ecco qua, senti, senti, amato dei tifosi. Tu hai lavorato in Inghilterra e in Germania. Che cosa hai trovato di diverso nel campionato italiano? Vabbè, diciamo che il cibo qua in Italia è un po' meglio rispetto all'Inghilterra, per iniziare, ma no, alla fine la bellezza del calcio per me è che funziona uguale in tutto il mondo, quindi ovviamente ci sono le differenze nella gestione della squadra, nella cultura, ovviamente la lingua, ma alla fine il calcio è uguale. Si mangia meglio in Italia e il calcio è uguale. Grazie Tonda, grazie davvero. Prima di passare alla prossima domanda, vi chiedo di dare un occhio al maxi schermo perché ci vediamo un video riassuntivo dei primi giorni di ritiro in Val di Fassa. Vediamo di goderci le immagini dell'arrivo e poi di alcuni giorni di ritiro. Accanto a me per una battuta, facciamo un grande applauso al preparatore atletico Alessandro Pilati. Alessandro, cosa ne pensi a livello di strutture, di organizzazione, di clima di questo ritiro in Val di Fassa? Beh, intanto per me è un po' un ritorno alle origini, perché mio papà era trentino, quindi insomma è sempre un piacere ritornare in questa regione. La Val di Fassa è chiaro che non devo promuoverla io, perché è conosciuta in tutto il mondo e per quanto ci riguarda siamo super soddisfatti delle strutture, di quello che ci offre il campo, tutte le attrezzature che ci hanno messo a disposizione, quindi siamo molto felici. E si lavora bene. E si lavora molto bene. Alessandro Pilati, grazie, grazie. Passiamo al preparatore atletico Filippo Gatto, al quale chiediamo che cosa serve da un punto di vista della preparazione atletica per preparare al meglio un campionato di calcio importante, difficile come quello di Serie A. Beh, sicuramente andare a migliorare le capacità organiche dei nostri atleti e andare a creare degli adattamenti di forza generali e specifiche di ognuno di loro e permettere così che i giocatori possano affrontare tutti gli impegni dell'anno nel migliore dei modi. E quindi questo è il lavoro più importante, soprattutto anche in questa fase, no? In questa fase sì, infatti tutti gli insulti che prendiamo quando ci venite a vedere che corrono, lavoriamo per loro per cercare di farli stare il meglio possibile. E anche se fanno fatica è per loro. Grazie, grazie, grazie Filippo Gatto. Andiamo da Gaspare Piccone, anche lui preparatore atletico, al quale chiediamo come si è evoluta dal punto di vista della tecnologia la preparazione atletica. Cioè chiaramente passano gli anni, ci sono delle evoluzioni, come voi vedete, no? I nostri ragazzi hanno sulle spalle GPS e quant'altro, e quali sono le novità e come migliorano? Allora, diciamo che l'applicazione della tecnologia negli ultimi anni è profondamente cambiata. Soprattutto va di pari passo all'evoluzione tecnologica dei giorni nostri e adesso abbiamo a disposizione tanti strumenti, appunto come dicevi tu, GPS e altri device che ci permettono di valutare lo stato di salute e di performance degli atleti e questo ci permette di avere informazioni per poter gestire al meglio gli allenamenti e di individualizzare i carichi, quindi cerchiamo di essere più specifici possibili.
Grazie, grazie davvero a Gaspare Piccone. Prima di passare ai preparatori dei portieri e poi a Match Analyst, vediamoci, visto che questa valle, abbiamo detto tante volte, è bellissima, è anche bellissima la nostra campagna abbonamenti. Allora chiedo alla regia di mandare lo spot, bellissima, una campagna abbonamenti. Amatissima, acclamata dai tifosi dell'Alleanza Rosso. Adesso la preparazione di un portiere estiva chiaramente cambia dei giocatori di movimento, ma che cosa dovete guardare con attenzione? Più che guardare bisogna fare, c'è poco da guardare. No, quindi la preparazione estiva rispetto ai giocatori è praticamente tutt'altra cosa, insomma, anche se al giorno d'oggi il portiere diventa praticamente un giocatore aggiunto, anche credo, quindi. Però diciamo che il portiere fa tutt'altro rispetto al calciatore normale, ha una programmazione totalmente diversa e adesso stiamo lavorando abbastanza duramente e speriamo di ottenere dei frutti importanti anche quest'anno. Alessio Scarpi, grazie. Preparatore dei portieri, Stefano Raggio Garibaldi. È arrivato Stefano. Ah, noi abbiamo una domanda per te speciale. Abbiamo visto i portieri con gli occhiali da sole, ma che occhiali erano? Cosa facevano? Spiegaci. Allora, non è una cosa così complessa o straordinariamente innovativa, sono già stati usati non solo nel calcio ma anche in altri sport, noi li abbiamo visti, abbiamo fatto le ricerche, ci ha incuriosito e abbiamo deciso di introdurre questo mezzo di allenamento quest'anno. Perché comunque è uno stimolo diverso, va a integrare il nostro programma di lavoro e per i portieri è anche divertente, li costringe a processare le informazioni molto più velocemente perché devono calcolare la distanza, la velocità della palla molto più velocemente. Ed è una cosa per loro stimolante, allo stesso tempo complessa perché ci sono vari gradi di difficoltà dove noi possiamo decidere quale impostare, ma non diventeranno imbattibili usando questi occhiali, i gol li prenderanno, però possono fare un miglioramento. E sicuramente sono molto più fashion perché quando facciamo le foto sono molto più fighi. Grazie Stefano Raggio Garibaldi. E allora per concludere lo staff tecnico abbiamo il piacere di avere con noi il match analyst Mirko Vecchi. Allora Mirko, ti vediamo sempre arrampicato con le telecamere, ma spiegaci, racconta un po' anche agli amici che sono con noi che non lo conoscono, qual è il ruolo del match analyst? Io mi occupo sia della parte di ripresa e analisi degli allenamenti e inoltre attraverso lo studio di video e partite, la preparazione dell'avversario e lo studio dell'avversario in ottica del match della domenica. Quindi grazie a te non ci sono più segreti, insomma, come tirano i rigori, come giocano, quali sono i nostri ragazzi, grazie al tuo lavoro riescono a scoprire di tutto e di più. Grazie Mirko Vecchi, grazie davvero. E allora prima di lasciare ancora la parola a Mr. Girardino per un saluto alla popolazione, io vorrei un grandioso applauso allo staff tecnico del Genoa, Mr. Girardino e la sua squadra! E allora prima di lasciare un momento anche di foto, io chiedo ancora una parola a Mr. Girardino di saluto. Guarda quante persone sono qui questa sera, è bellissimo. Sì, vi ringraziamo tutti per questa sera, ma l'ondata anche di tifosi che abbiamo al campo ogni giorno e la passione che ci trasmettono. Questa per noi è forza e davvero ogni giorno avere l'appoggio della nostra gente, dei nostri tifosi è veramente importante, sia per noi e soprattutto per i ragazzi. Grazie a Mr. Girardino e al suo staff tecnico. Musica, adesso un momento di incontro, qualche foto di rito. E mentre questa che ce la cantiamo tutti insieme, e se vi raccontiamo poi che cosa succede in questi giorni. Sai che vento gira, una canzone leggera che mi pesi sulla vita, quella voglia di cantare. Sulle mani, dai! La guerra d'amore. Con le mani, vai! Dai Gazzei, va di passa. Se non avessi mai perso, non saprei cos'è la sfida. Se non avessi un complesso sarei morto che cammina. Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare, ma poi brucia come il fuoco e dopo. Solo voi, fatevi sentire, dai! Ammazzo l'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo. Quando ti vedo mi fa innamorare.
saluta Alberto Gilardino e il suo staff, Carazzei, Davi Cossa per il ritiro del Genoa. Grazie per la vostra presenza. Vi ricordiamo domani alle ore 17 l'incontro.